dobbiamo usare questo. Va bene, buona serata, grazie per la vostra presenza. Peccato, a differenza delle altre sere, vi è probabilmente perché ci sono diverse coincidenze in città, ma il tema importante di questa serata, giovani, università e politica, credo che sia uno dei temi forse più interessanti dell'attuale dibattito anche politico e culturale del nostro paese, tant'è che in questi giorni proprio Repubblica sta dedicando una serie di interventi sul tema dei giovani e sul tema di una difficoltà che il nostro paese presenta nel dare la possibilità alle giovani generazioni di inserirsi nel mondo del lavoro, di trovare spazio all'interno del mondo della cultura, delle università. E abbiamo la fortuna di avere questa sera uno dei protagonisti della vita politica e culturale di questo nostro paese, Giovanni Bachelet, che ringraziamo per la sua presenza, attualmente parlamentare del gruppo PD, membro della settima commissione parlamentare della Camera dei Deputati, che si potrà descrivere quello che è avvenuto anche negli ultimi mesi. Come sapete, il governo ha prodotto una serie di decreti, in parte decreti legge, che sono poi stati convertiti in legge dal Parlamento, la legge 133, che conteneva una serie di misure, tra cui l'articolo 16, che per l'appunto prevede la possibilità per le università italiane di procedere con la trasformazione in fondazioni di diritto privato, l'articolo sul turnover del personale di ricerca e dunque una forte limitazione che poi in parte è stata corretta, comunque deve essere corretta adesso col nuovo decreto legge che il governo che credo che sia in corso di approvazione o discussione al Senato in questo momento, che per l'appunto contiene alcune norme che in parte modificano quell'impostazione contenuta nella legge 133, che era sostanzialmente la legge che anticipava molte misure in ordine alla finanziaria e al bilancio dello Stato. E poi il famoso decreto legge Gelmini, che è stato poi convertito in ultimo dal Senato, che conteneva misure che più riguardavano gli istituti primari, per cui le scuole primarie, ma anche il turnover del personale didattico negli istituti di ricerca e nelle università. Per cui io darei subito la parola, ringraziandolo calorosamente per essere qui con noi, a Giovanni, che ci parlerà un po' di tutte queste cose, e avremo per l'appunto poi la possibilità anche di un confronto un po' più familiare. Ecco. Grazie. Bene, allora grazie moltissimo per l'invito. Io cerco di parlare poco, perché davvero penso che non capiti spesso di poter essere in un numero tale da poter fare davvero un po' di botta e risposta non vincolato da tempi di fuga. Io sono parlamentare da pochi mesi, ma fino all'anno scorso facevo il professore di fisica alla Sapienza e fra l'altro nel mio lavoro, nel mio curriculum, è capitato anche a me di stare parecchio tempo fuori prima di riuscire a rientrare in Italia, quindi diciamo, oltre che seguirlo adesso come parlamentare e prima come professore di altri ragazzi che si sono laureati e magari sono andati all'estero, l'ho anche vissuto personalmente questo fatto di girare, e il fatto di girare non è un fatto negativo, neppure il fatto di essere precari. Credo che se uno ha la fortuna di spostarsi i primi anni dopo gli studi e cambiare nazione, magari anche continente, è una fortuna. Quello che non è vero è che ha provocato una dei miei numeri più famosi in aula, è che questo vada bene per tutta la vita, cioè nel mondo della ricerca vero, negli Stati Uniti dove ho lavorato 3 anni o in Germania dove ho lavorato altri 3 anni, 6-7 anni dopo il dottorato si gira e si va con contratti a termine, magari pagati molto bene, dove la non sicurezza del posto di lavoro è diciamo ripagata da un buon stipendio e dal fatto che uno va in giro per laboratori belli del mondo. Poi però, se dopo 2 o 3 di questi diciamo, posti temporanei, uno arrivato a 35 anni ancora ha un posto temporaneo e non se l'è preso nessuno come professore, viene considerato non un capitano di ventura, come dice il nostro amato ministro Brunetta, ma uno
sfigato, perché vuol dire che non se l'è preso nessuno. Poi non è che tutti vanno all'MIT, a Harvard, all'Istituto Max Planck, c'è chi va alla University of North Carolina, che nessuno cita perché è peggio e non meglio dell'Università di Modena Reggio, cioè il 70% delle università americane sono ignote a noi perché sono di scarsa qualità. Noi tipicamente tendiamo a confrontare le migliori degli altri con la media nostra, che non è nemmeno. Però a parte questo fatto, diciamo che comunque magari alla MIT oppure anche alla University of North Carolina, però uno dopo una certa età o è bravo e gli danno un posto da professore, o se no è bravo ma non abbastanza da fare questo e fa un altro mestiere. Non si dà il caso, che da noi è molto diffuso, di gente di 35-40 anni che è brava e che ancora ha dei contratti, che non sa l'anno dopo cosa farà. Questo però non è la prima volta che succede, è già successo altre volte, e appunto il mio numero più divertente alla Camera è stato che, mentre il Brunetta pontificava sui capitani di Ventura, sul fatto che essere precari è una gran bellezza, anzi che i veri ricercatori non hanno mai un posto fisso, io ho detto: ma questo all'estero ci sarà stato? Quindi, mentre siccome adesso c'è il wireless, quindi io con questo affare qui premo un bottoncino anche dentro l'aula, ho detto: ma vediamo il curriculum di questo dove sta? Stava sul sito della Facoltà di Economia di Tor Vergata. Perché dico: ci sarà stato questo all'estero? Scarico il curriculum e scopro che lui è diventato professore associato con il concorso dell'81. Il concorso dell'81 era una grande open legis, una stabilizzazione di tutti quelli che erano dentro l'università, dalla quale erano esclusi quelli che non erano già stati dentro a qualche titolo. Quindi esattamente lo stesso tipo delle cose di cui lui parlava malissimo e che con la sua, diciamo, il suo decreto sono stati in gran parte aboliti, meccanismi di stabilizzazione. Allora, vanno bene i meccanismi di stabilizzazione? Vi dirò no, e a me non piacevano né allora né adesso. Quella volta che hanno stabilizzato Brunetta e con lui 21.000 altri colleghi che sono diventati tutti professori universitari, tutti quelli che si sono laureati dopo, fra cui me, per 8 anni non hanno avuto nessuna possibilità di entrare, quindi io sono stato ben felice di andare all'estero, però se anche non ero felice ci andavo lo stesso, perché dopo la maxi open legis in cui sono diventati professori un sacco di gente, fra cui Brunetta, che era una stabilizzazione di quelli che erano già dentro, poi non hanno più fatto concorsi per un sacco di anni. E questa caratteristica negativa del sistema italiano è una cosa antica che si ripete: prima non si fa, si blocca tutto per un sacco di anni. Siccome gli enti di ricerca, l'università eccetera hanno bisogno invece di un input costante di gente nuova che lavora, li prendono come capita, le borse di studio, le cose eccetera. Adesso ci sono questi contratti a progetto che sono ancora peggio secondo me, ma insomma, e ne prendono tanti. Poi se per 6-7 anni non si fa niente, all'improvviso si deve fare qualcosa, non per ragioni sociali verso i poveretti che pure se lo meritano, che stanno lì e non sanno se domani saranno, ma perché le istituzioni di ricerca e di studio non possono vivere senza gente giovane nuova che entri ogni tanto. Allora, invece di fare la cosa normale, che sarebbe far entrare 1 migliaio di nuovi ricercatori ogni anno, in modo da non privilegiare quelli che sono nati nel 51 come Brunetta, che diventano associati a 29 anni rispetto a quelli che sono nati nel 55, che magari lo diventano a 33 perché prima non hanno mai fatto concorsi, bisognerebbe fare ogni anno pochi concorsi. Se non si fa questo, c'è comunque un elemento di disordine. Questo lo dico un po' così, vi ho raccontato la storia mia. Però io direi, alla fine, siccome i sistemi funzionano anche male ma con qualche legge di sopravvivenza, io direi siamo ormai in una situazione molto più facile dell'epoca in cui io mi sono laureato. Io sono laureato, se uno doveva lavorare in Germania doveva fare l'Aufenthalt, l'Aubnis, che voleva dire permesso di soggiorno, era un Gastarbeiter. Io adesso se vado in Germania a lavorare sono cittadino, non ho bisogno di fare né permesso di soggiorno né richiesta di permesso come immigrato, io sono uno come un tedesco, se vado in Spagna pure, in Francia anche. Quindi casa mia ormai e anche dei miei studenti è l'Europa, i ragazzi girano con l'Erasmus e si trovano benissimo, e quindi uno va a lavorare in un altro paese d'Europa, così come negli Stati Uniti, se si laurea nel Wisconsin non è che vive poi tutta la vita nel Wisconsin, va a fare il fisico o il giurista, lo può andare in California, in Utah, cioè voglio dire, siamo in una dimensione continentale. Il problema in Italia qual è? Che la gente non viene da noi, cioè secondo me il fatto che uno di noi gira va benissimo,
che non ritorna, non è insomma ritornerà se poi c'è voglia, perché sulla scala dei 10-15 anni poi qualcosa succede sempre, quindi non la vedo malissima. Adesso siamo bloccati peggio di 20 anni fa, ma insomma il problema è che nessuno viene da noi dall'estero, cioè non c'è reciprocità, noi non siamo in grado di attirare verso di noi, quindi questo è, mi pare, un grosso problema. Adesso però, a parte i problemi, diciamo, che secondo me non si possono imputare né a Berlusconi né a Prodi, nessuno, perché sono dei problemi un po' di lungo periodo, diciamo che negli ultimi anni, ultimissimi, ci sono state, diciamo, varie cose che voi forse sapete o forse no, ma io ve le dico rapidamente con questa piccola presentazione, ma in questa presentazione soprattutto cerco di spiegarvi che cosa è successo negli ultimi 6-8 mesi, insomma, che cosa ha fatto il governo riguardo a questa ricerca. E tra l'altro, a dimostrazione che le cose si evolvono rapidamente, questo non è che non si riaccende più, eccolo qua, dovrebbe accendersi adesso. Okay. E adesso c'è un'ultima riga di questo affare che è, forse si sente anche senza, o bisogna usarlo per... bisogna usarlo, vabbè. Ecco, e io ho dovuto fare quest'ultima riga che ho fatto adesso mentre c'erano alcuni di voi già arrivati, perché nel frattempo, da quando mi ero preparato questa cosa, che è una presentazione che ho fatto il 27 ottobre a Firenze per un'associazione che si chiama Circolo Fratelli Rosselli, e nel frattempo è uscito il decreto Università di Ricerca che, come diceva dunque, scusa, tutti, Nando, è stato adesso passato al Senato, da martedì sta al Senato, e questo è stato fatto il 10 di novembre. Quindi io adesso vi dico rapidamente un po' di cose da luglio adesso, da giugno. Prima c'è stato il decreto ICI, poi c'è stato la legge 133, che sarebbe un piano finanziario triennale fatto da Tremonti, poi quella famosa legge fatta in 9 minuti e mezzo, non so che cosa dicevano, che non so se sia vero, ma insomma una leggenda che ormai consolidata. Poi c'è stata invece dopo l'estate la legge di Brunetta sul pubblico impiego, ed è quella appunto di cui stiamo parlando, che ha anche fermato molte stabilizzazioni, ragione per cui anche nel mondo della ricerca parecchi ragazzi hanno, ragazzi anche dei 35 anni, ma insomma hanno poi dato vita a molte proteste. Devo dire, lo striscione più bello in qualità di persona che proviene dal mondo della ricerca di recente era quello sui capelli, non so se l'avete visto, dice Silvio, senza la ricerca non avresti più neanche un capello, quindi quello è, vabbè, ma insomma si è, come dire, scatenata tutta una creatività di giovani che hanno protestato anche per via di questo. Su tutte queste cose io vado un po' di corsa, e poi volete farmi domande, visto che siamo in pochi, me le fate, che è anche più carino. Poi però, per onestà, vorrei raccontare cosa è successo prima e come mai che siamo ridotti un po' male, perché ho l'impressione che con tutte le colpe che si vogliono attribuire sia a questo governo che ai precedenti c'è anche una storia un po' di lungo periodo, che sono gli ultimi 30 anni. E poi faccio vedere la famosa curva dello tsunami, che per chi non la sa è una cosa divertente da vedere, che è la distribuzione in età dei professori universitari italiani. E poi qualche discussione su quello che si potrebbe fare, però io tenderei ad andare in fretta e fermarmi se mi fate domande durante, se no le fate alla fine, in modo da godersi anche un po' la possibilità di chiacchierare. Allora, i provvedimenti sono questi, decreto, quelli che vi ho elencato prima, decreto Tremonti, Brunetta, finanziaria. Non ho aggiunto l'ultimo, che ho aggiunto dopo, che è il decreto Gelmini su Università e Ricerca, lo metto per ultimo. Allora, il decreto ICI che cosa ha fatto? Beh, ha tagliato il cosiddetto fondo di finanziamento ordinario, questa cosa che viene chiamata con la sigla FFO, di una quantità non enorme, 16 milioni di euro all'anno dal 2008 al 2010, però questo vuol dire 200-300 docenti tecnici amministratori secondo il ruolo in meno, quindi già questo è una bottarella. La ragione è che questo fondo ordinario ormai copre una frazione molto grande del finanziamento delle università. Le università che fanno bene ricerca lo fanno soprattutto perché riescono a reperire altri fondi, non so, dalla comunità europea, dall'Unione Europea o da fondazioni americane o da altre fonti, ma non da questo fondo ordinario. E su questo è stata posta la fiducia, quindi anche, diciamo, alcuni emendamenti che miravano a proteggere l'università da questi tagli. I tagli erano dappertutto, io ho riportato solo quelli che riguardavano l'università, quello dell'ICI aveva dei tagli lineari un po' su tutte le voci, ma questo era quello che competeva all'università e ricerca.
Allora, il decreto Tremonti in che modo incideva sulla questione giovani, università, ricerca? Beh, prima di tutto bloccava il turnover del 20%, che vuol dire turnover, visto ormai non si parla più italiano, vuol dire che quando il turnover è al 100% vorrebbe dire che per ognuno che viene pensionato ne viene riassunto un altro. Al 20% vuol dire che per 5 che vengono pensionati ne viene assunto uno. Poi c'era un'altra clausola per gli enti di ricerca non avevano questo problema che aveva l'università, erano esentati da questo blocco, ma avevano un altro inghippo che era che non potevano assumere più del 90% dei posti previsti dalla loro pianta organica. Quindi, considerato che alcuni di essi, secondo me, non se ne erano accorti nello stendere il decreto, erano già, facciamo conto, al 98% della pianta organica, praticamente avrebbero dovuto, non so, mettere in mobilità l'8%, cioè non dovevano avere più del 90%, invece già ce l'avevano, quindi anche quello vuol dire che non potevano più assumere nessun altro sostanzialmente. Poi c'è una fortissima riduzione che si misura a centinaia di milioni di euro a partire dal 2010, il 2009 no, ma 2010-2011 si comincia a tagliare questo fondo ordinario di una frazione che è paragonabile a, diciamo che parte dal 10 e arriva al 40% di come era il totale, quindi una roba enorme. Poi c'era una cosa, l'unica cosa buona riguardava la diminuzione del nostro stipendio, dico nostro anche se adesso sono parlamentare perché fino a pochi mesi fa ero professore universitario, noi abbiamo uno stipendio che progredisce con scatti biennali per anzianità e basta, e c'era stata la proposta di passare a scatti triennali che però poi è rientrata perché si vede che questa nostra corporazione non gli era piaciuto tanto, è stato fatto soltanto per un anno. Segnalo solo a scopo autoincensatorio che fra i 1000 emendamenti che abbiamo presentato ce n'era uno, il sottoscritto, che proponeva di far stabilire in ogni università da una commissione di pari chi aveva ogni volta lo scatto biennale e chi invece no, cioè fare in modo che questo automatismo fosse rimosso in modo tale che lo scatto fosse legato a una valutazione periodica di merito, ma questo è inutile dire che è decaduto però perché anche su questo è stata posta la fiducia. Io, finché non ero parlamentare, alla tenera età di 53 anni che lo sono diventato, non sapevo come funziona la fiducia. La fiducia funziona che a un bel momento, mentre uno sta discutendo, prima fatto nelle commissioni, emendamenti, eccetera, arriva il governo e dice o così o pomì, come diceva una pubblicità di quando io ero ragazzino, e cioè o voi lo prendete come io ve l'ho presentato o io mi dimetto. Attualmente noi diremmo, dai, dimettiti, ma siamo minoranza. Invece a quel punto ognuno dice sì, no, e se uno dice no, non ti devi dimettere, ti do fiducia, a quel punto tutti gli emendamenti decadono e tutto quello che si è discusso in Parlamento è come se lo mettesse in una certa vaso con l'acqua, tirasse l'acqua e quello scompare. Ecco. Dopodiché esiste una cosa che anche questa io dai giornali l'ho letta tante volte da piccolo, non capivo che era, l'ho capito da deputato, che si chiama maxi emendamento, che cosa vuol dire? Vuol dire che il governo in fondo anche in questo caso qualche correzione la fa, però se la fa da solo. Allora certe volte quando è molto diciamo di intelligente, no, insomma la tradizione era fino a questo governo che comunque tutti gli emendamenti passati in commissione li incorporava in questo maxi emendamento in modo che non andasse completamente perduto il lavoro parlamentare. Questa volta hanno fatto manco questo, quindi diciamo ci sono stati alcuni piccoli emendamenti, ma sostanzialmente con la fiducia è andato perso tutto. E purtroppo una delle poche cose che è stata fatta è questa cosa corporativa, che non ci hanno tolto lo stipendio con gli scatti biennali, ma non mi pare un segno di grande progresso per l'umanità. Le cose veramente che non funzionavano sono rimaste e le prime tre sono tali veramente da mettere in ginocchio l'università. Anche quello della fondazione universitaria, l'articolo 16, è una cosa secondo me che non funziona. Penso che si potrebbe discutere ampiamente se e in che forma incoraggiare le università a reperire fondi privati, molte già li reperiscono, quelle che sono più sane, ma questo articolo, se voi ve lo studiate, non ve lo racconto, ma se volete a domanda rispondo perché ci ho dovuto fare tre interventi sopra, quindi sono preparatissimo. Questo articolo qui fa un tipo di normativa
che praticamente trasforma le università pubbliche in fondazioni con una votazione a maggioranza semplice del Consiglio di Amministrazione, cioè un bel giorno tutti si svegliano, vanno al Consiglio di Amministrazione, votano, dice siamo una fondazione e il minuto dopo tutto il patrimonio immobiliare dell'università è diventato un patrimonio privato della fondazione, che insomma non saprei neanche dal punto di vista, come dire, costituzionale se è proprio un capolavoro, ma ci sono altri aspetti, per esempio il fatto che in questo, diciamo, articolo 16 si dice che il trattamento economico dei professori rimane quello nazionale stabilito dal contratto, bla bla bla. La condizione giuridica è la stessa, il reclutamento è regolato dalle leggi nazionali di tutte le università, il che da un lato uno dice ma allora che lo fate a fare? Non posso assumere la gente come mi pare, non la posso pagare come voglio, non la posso licenziare se non lavora, non posso aumentare lo stipendio se è brava, che sono le cose tipiche che succedono in università, non solo private ma anche pubbliche americane per il tipo di, diciamo, regole che loro hanno, e allora che mi trasformo a fare in fondazione giusto per acquisire il patrimonio, insomma è una cosa fatta malissimo, però anche questo non abbiamo potuto, diciamo, dire niente perché c'è stata la fiducia. Decreto Brunetta, c'era soprattutto per quello che riguardava la ricerca l'articolo 37 bis che riguardava la stabilizzazione, nella sua versione originaria toglieva tutte le possibilità di stabilizzazione, dovete sapere che anche a fine corsa, insomma, per dirla tutta, anche nel biennio Prodi, anche Mussi non è che abbia combinato molto, cioè ha avuto 2 anni a disposizione e non è riuscito a, diciamo, promuovere un pochino di reclutamento ordinario di quello che dicevamo prima, 1000 all'anno, punto e basta, perché lì non si tratta di fare grandi invenzioni, si tratta di dare a ogni generazione uguali opportunità, mentre se uno non fa niente, allora noi con la Moratti abbiamo bloccato tutto per 5 anni, diciamo che con Mussi abbiamo bloccato tutto per un altro anno e mezzo, verso la fine corsa abbiamo cominciato a far qualcosa, si potrebbe dire a difesa di Mussi e di Prodi e Padoa-Schioppa che loro hanno detto che nel primo anno e mezzo si rimettevano a posto i conti, che già per la seconda volta Berlusconi era scassato e poi si cominciava a governare in positivo, quindi si può dire a loro, diciamo, scusante che forse si sono fermati dopo la parte meno gradevole, e vabbè, però è un fatto che c'è stato un ulteriore blocco perlomeno per un anno dopo la Moratti. A questo punto però Mussi si è reso conto che si era creata una massa enorme di ricercatori giovani e non proprio giovanissimi e bravi e bravini pure, ai quali non era stata mai offerta l'opportunità in nessuna forma di diventare ricercatori del CNR, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Vulcanologia, quello che vi pare, qualunque roba di ricerca, l'ISFOL e anche l'università, e quindi che c'era una grossa massa di persone brave che da un lato meritava un'opportunità e dall'altro era necessaria ormai nella vita della ricerca di questi enti, e quindi si è inventato una cosa fatta secondo me così, che era un meccanismo con cui quelli che avevano fatto 3 anni ed erano stati valutati nella loro assunzione, quindi non è che erano entrati così a buffo, potevano essere stabilizzati, e questo ha cominciato a creare un po' di ordine. Allora Brunetta è intervenuto invece fermando questa cosa, tra l'altro creando un gran casotto, perché io ho parecchi laureati in giro per il mondo, ma qualcuno pure in Italia, e insomma quello che aveva, come dire, ha avuto la fortuna di cominciare i 3 anni, non so, nel 2004 gli è andata bene, è stato stabilizzato, quello che aveva cominciato nel 2004 e mezzo arriva Brunetta e dice tu ti attacchi, non... quindi anche una cosa, diciamo, pure non particolarmente soddisfacente situazione di una stabilizzazione, che è sempre peggio secondo me di un concorso libero, però si è creata l'ulteriore iniquità, quello sì, quell'altro no, insomma un gran casino. Quindi grandi proteste in piazza, molto lavoro sotterraneo, già questo articolo è stato riformulato e però lo stesso sono rimaste tagliate fuori un po' di stabilizzazioni, anche perché tutte queste nuove assunzioni erano comunque soggette alle 2 cose, una dell'università e una ricerca, che erano una il blocco del turnover e una il blocco della pianta organica, che comunque impedivano per altre ragioni, diciamo, di far entrare gli ultimi rimasti in fila. Allora, nella finanziaria 2009, ho quasi finito, ci sono state alcune cose meno negative di quello che si prevede con la legge 133 per il 2010 e 2011, però c'erano stati comunque forti tagli agli enti pubblici di ricerca, cioè 112 milioni di euro in meno, e alla ricerca internazionale già dal 2009.
il fondo ordinario era quasi invariato, e i nuovi ricercatori erano stati conservati, però era stato fatto un enorme taglio al diritto allo studio, 70 milioni di euro, e alla mobilità. La mobilità sarebbe la roba tipo Erasmus, che per chiunque di voi l'ha fatto, o già qualche parente che l'ha fatto, si sa che è una delle cose belle, ed è un'altra di quelle dove siete, dove noi non funzioniamo, perché noi andiamo negli altri paesi e gli altri poco da noi, ma spesso poco da noi perché non perché non ci siano belle università, ma perché magari non c'è housing. A Roma, se uno non c'ha la zia, non ci può studiare, non solo se è di Madrid, ma pure se è di Bari, perché non, diciamo, alcune cose elementari che esistono in altri paesi, cioè con l'università se piglia due o tre edifici e li affitta a prezzi, diciamo, politici per quelli che sono giovani e devono muoversi, non l'abbiamo ancora inventata. Va bene, questo è il 2009. Allora, qua però, per la verità di guai, come ho provato a dirlo, ce ne sono stati parecchi, e adesso questa la faccio in fretta perché sennò vi addormentate, ma diciamo ci sono state parecchie cose che non sono andate. La legge di istituzione, diciamo, delle nuove ruoli universitari, ricercatore associato e ordinario, che è dell'80, è stata accompagnata da questo grande Ope Legis, con il quale sono entrati nei ruoli di ricercatore associato un sacco di persone che erano nell'università, anche erano state solo 6 mesi a insegnare, insomma, quindi sono entrati quelli bravi che se lo meritavano, e insieme a loro un mucchio di altri che hanno fatto da tappo. E all'improvviso ne sono entrati, ecco, questi qui poi vanno tutti in pensione fra poco, perché sono quelli nati fra il 40 e il 50, quindi tra l'altro questi rappresentano il 47% di tutti i docenti italiani di università, e se ne vanno tutti in pensione nei prossimi 10 anni, e quindi potete immaginare se col blocco del turnover ogni 5 di questi va in pensione, ne riprendiamo uno, vuol dire che o i professori universitari e i ricercatori non servivano a niente, o se no noi ce ne perdiamo uno ogni 3, perché alla fine da, no, da 100 arriviamo a 70 nei giorni di 10 anni, quindi è una vera disastro. Però questo è anche perché c'è stato questo, diciamo, guaio iniziale. E questo guaio iniziale è stato chiesto dai sindacati, come pure dai sindacati è stato chiesto che i ruoli di ricercatore associato ordinario fossero un rapporto 1-1-1, mo a voi non vi interesserà niente, ma provate a immaginare, l'ho detto un'altra volta, un ricercatore universitario, un altro po' mi strozza. Ma è come dire che nell'esercito per ogni ufficiale ci deve essere un generale, per ogni generale ci deve essere un generale corpo d'armata, che in questo modo non è che le cose non funzionano. Allora il mio ricercatore interlocutore mi ha detto: ma anche l'esercito italiano è fatto così. Io ho detto: di così può darsi, ma vuol dire che tutte e due non sono molto razionali, perché in un gruppo di ricerca tipicamente in altri paesi c'è il full professor e poi un po' di gente che lo aiuta, se ci sono ruoli diversi non può essere che ce n'è, ma invece questo 1-1-1 era una cosa sindacale per dire ognuno ha una possibilità di essere promosso al ruolo superiore, ecco. Quindi queste cose l'hanno fatta partire male. La riforma Berlinguer e dei concorsi è stata secondo me un peggioramento, mi dispiace dirlo, Berlinguer ha fatto altre cose bellissime, quella non l'ha indovinata, perché con la trasformazione da concorsi nazionali a concorsi locali ci voleva anche che ci fossero delle punizioni per le università. Vale a dire, l'autonomia che cos'è? Che ogni università si bandisce i suoi posti, d'accordo, ma a questo punto ci deve essere un meccanismo ex post che punisce le università che pigliano gli asini. Non si può più cambiare la legge, a quel punto del concorso è abbastanza irrilevante, quello che diventa rilevante è che cosa gli costa a un'università prendere un somaro. Se non gli costa niente, questa è una cosa che diciamo fatalmente invoglia ogni professore a prendere il suo allievo e non avere più nessun movimento di gente brava che gira per il mondo. E poi c'è stato nel frattempo anche diciamo, la Moratti, che non ha fatto niente, ha fatto una riforma tale che si è bloccato tutto, Mussi che non è riuscito a fare le nuove regole dei concorsi, insomma un disastro. Il resto ve lo risparmio, e anche questo ve lo risparmio, vi faccio solo vedere le curve per divertimento, perché vedete queste qui, la distribuzione di... Il blu sono gli ordinari, i verdi sono gli associati e i viola, no, perdone, gli arancioni sono i ricercatori, e sotto c'è l'anno di nascita, e questo è il 1947, quindi vedete, questo qui è il grande Ope Legis, che dica Brunetta che dice non è vero, era un concorso regolare. Era un concorso regolare, ma era un concorso riservato a tutti quelli che a vario titolo erano università e non era a numero chiuso, quindi in media ne sono passati uno ogni due.
Il concorso adesso già l'ho fatto io a 33 anni e vinto modestamente nell'88, c'erano nella mia disciplina 350 candidati e 19 posti, che è un po' meno del 50%. Quindi diciamo sia prima, come vedete, che dopo c'è un diciamo, rapporto di tipo diverso. Lì c'è stato un gruppo di persone. Questo gruppo qui è quello che fra poco esce e va in pensione, e quindi da un lato ce ne rallegriamo perché di questi ce ne sarà una certa percentuale che sono bravi e altri un po' miracolati, però vuol dire anche che rimaniamo senza un sacco di gente, quindi se non li diciamo sostituiamo con altri, scusate questo non ci interessa, e insomma se non abbiamo un ricambio rimaniamo con università che muore. Allora, qui non vi dico tutto questo che fare, dico solo una cosa che spero nel mio nuovo ruolo, per me alquanto inedito di parlamentare, di inculcare nei miei simpatici interlocutori, perché anche quando erano al governo sia il responsabile attuale dell'università del PD che Modica che altri non è che abbiano diciamo brillato, e quello che a me da diciamo finora spettatore della politica, anche se molto interessato e adesso in parte anche attore, ma sempre meravigliato, è l'idea che uno pensa che deve inventare qualcosa. Dice dobbiamo inventare delle nuove regole di concorso. Dice come inventare? Ci sono almeno 5-6 paesi in cui le cose vanno benissimo, piglia e copia. Dice, ma noi siamo diversi. Ecco, questa cosa della specificità italiana a me non mi ha mai convinto. Cioè mi sembra che un modo con il quale rientrano dalla finestra tutte le pressioni della mia corporazione che non si vuole riformare. Farò un esempio, il decreto Gelmini, l'ultima cosa che è uscito il 10 di novembre, che vi descrivo per ultimo, quello lì il 10 era un lunedì, ma in Consiglio dei Ministri l'avevano approvato giovedì e noi dell'opposizione avremmo pensato che la sera di giovedì mettevano sul web, sulla Presidenza del Consiglio e sul MIUR il testo del decreto. Mentre fino a lunedì il testo del decreto non è uscito, né l'ha firmato Napolitano, quindi che cosa cavolo avessero approvato non si sa. Qual è la storia vera? La storia vera è che siccome toccavano anche, sia pure come dopo vedremo fra pochi secondi, in modo marginale le regole dei concorsi, si è scatenata la mia corporazione, dice ma allora 3 ordinari, 4 associati, quali toccate, quali non toccate, per cui questi qui sono stati 4 giorni a combattere perché c'erano delle cose che tutti si scatenavano, diciamo, e non per ragioni secondo me scusate nobili, per ragioni abbastanza ignobili, però questo dice che tutta questa infinita finezza nel come si fanno le regole dei concorsi ha un po' del sospetto, perché così come non so, a Roma finché non è arrivato Rutelli, del quale si possono dire molte cose cattive, ma è stato un ottimo sindaco, finché è arrivato Rutelli diciamo che c'erano dei signori che si rivendevano i parcheggi a 1.000-2.000 lire, insomma secondo il luogo, cioè c'era un potente mercato nero di signori che campavano. Dopodiché lui ha fatto una cosa che non è che ci voleva Pico della Mirandola. Io quando sono stato a New York, cioè sono a lavorare nel 79, 30 anni fa, già c'era, cioè c'erano i parchimetri e i soldi se li pigliava il comune e c'erano i vigili che ti dovevano le macchine. Ha fatto questa cosa, io per la prima volta ho parcheggiato sotto casa mia, ma non è che lui ha detto, dice, siamo a Roma quindi bisogna fare una cosa diversa, ha preso una cosa che facevano a Berlino, a New York e l'ha fatta da noi, idem dicasi del biglietto integrato tempo, che non è che ci volesse un premio Nobel per farlo, ma a Roma non l'ha fatto nessuno, eccetera. Quindi diciamo, secondo me una delle cose che con semplicità e umiltà occorrerebbe fare ai nostri governanti, siano essi destra o sinistra, anche perché secondo me le cose da fare per la ricerca non sono di destra o di sinistra, sono delle cose che devono essere fatte nello stesso modo per 10-20 anni e in tutti i paesi normali è una delle cose su cui proprio non c'è differenza, cioè fra Bush, Obama, quella, ma sì, magari Bush darà più soldi alla ricerca militare, ma non è che rivoluziona il metodo di reclutamento o ogni governo che passa cambia tutto, è una cosa che tutti ritengono vitale la ricerca. Sarkozy non è di sinistra, però mo ha detto c'è la crisi del mondo dei mercati finanziari, mettiamo 1 miliardo di euro in più all'anno sulla ricerca,
facciamo 10 nuovi centri di eccellenza. Non è che ha detto come questi salami e un po' anche i salami di prima, scusate, lasciatemelo dire, tagliamo tutto perché c'è la crisi e quindi tagliamo pure la ricerca, che poi è una voce più piccola di altri, quindi è una sciocchezza. Quindi diciamo anche in questo bisognerebbe trovare la forza politica da un lato di non, ed è difficile fare una cosa di parte, ma di fare riforme condivise, e dall'altro di non inventare ma di copiare con umiltà quello che c'è. Adesso però, ed ho finito davvero, gli aggiornamenti, il decreto del 10 novembre. Prima di dirvi in dettaglio cosa fa, vi dico un parallelo, così per la serie comunichiamo un po', vediamo se... Allora, questo è detto il decreto Gelmini 2, la vendetta. Il decreto Gelmini 1 è quello sulla scuola. Hanno alcune interessanti cose in comune. Per esempio, il decreto Gelmini 1 sulla scuola, di riforma della scuola non aveva niente. Era semplicemente un modo di realizzare i tagli finanziari previsti a legge 133 e specificare in quale modo la scuola poteva, diciamo, tagliare 8 miliardi all'anno da ora in poi, insomma, circa. Però non potevano dirlo così, dice guardate, a noi della scuola elementare che funziona meglio di tutte le altre, anzi è l'unica sulla quale abbiamo degli standard dei ragazzini che sono paragonabili a quelli europei, andiamo male dalle medie in poi noi sulle valutazioni dei ragazzi, ma però siccome l'elementare è più facile perché i maestri sono tutti uguali, mentre mica posso ammazzare i professori di storia dell'arte e quelli di matematica, invece maestri, un'unica cosa, ci sono in media 3 maestri ogni 2 classi, togliamo un maestro ogni 3 e così abbiamo risolto il problema dei soldi, non lo potevano dire. Allora dice facciamo una riforma, l'insegnamento della Costituzione e dell'educazione civica, chi è che non è d'accordo, siamo tutti... decidono i bulli, il voto di condotta, i voti col giudizio è una gran fesseria, ritorniamo al voto con i numeri, eccetera, eccetera. Cioè, diciamo 3-4 cose che non costano niente e ci consentono di parlare di altro in modo che non si parli della sostanza che è un taglio. Questa cosa, secondo me, anche per merito nostro, anche se tutti dicono l'opposizione non fa niente, tutto viene dalle piazze, e io trovo che le piazze sono state importantissime, però io credo che se hanno capito che il nocciolo era quello, e anche perché noi, vincendo, devo dire, varie resistenze interne, abbiamo detto noi del voto di condotta eccetera non ne parliamo, parliamo solo del fatto che tolgono ore di scuola, perché la gente capisca che questo è il punto, e la gente secondo me l'ha abbastanza capito, ecco. Allora, il Gelmini 2 e la vendetta ci assomiglia, ma per fortuna per una ragione più simpatica, cioè Gelmini 2 vuol dire mi sono spaventata, vi voglio ridare un po' dei soldi, disgraziatamente per gli elementari e fortunatamente per noi trucidi accademici, gli è capitato che doveva fare qualcosa per l'università, ma lei si è spaventata perché sulla scuola è montata una tale ondata di protesta e contro le sue previsioni si è saldata alla protesta degli universitari, che in realtà, devo dire la verità, a luglio non se n'erano tanto accorti, cioè dicono che noi non facciamo niente in Parlamento, ma noi in Parlamento abbiamo fatto 50.000 emendamenti che poi sono decaduti e abbiamo fatto un po' di assemblee in università, ma il fatto che a luglio in università ci stanno solo i professori e quelli fanno gli esami, nelle scuole non c'è nessuno, quindi lì per lì sto 133 e la sua potenziale, diciamo, possibilità di devastazione dell'università della ricerca non era tanto chiara. Invece arrivati adesso era chiara, ma prima sono mosse le scuole, poi la Gelmini ha detto io non è che posso fare una riforma contro tutti. Allora come si fa? Invece dei grembiulini dei voti di condotta si comincia a parlare, si prende Giavazzi, che è poi uno dei suoi consiglieri, dei suoi 6 saggi, e gli si dice questa settimana invece di dire che ci sono troppi bidelli, no, non so se hai detto quella di bidelli, cioè del personale tecnico, che era la seguente campagna, ci sono più bidelli che carabinieri, in che paese siamo capitati, poi glielo vai a spiegare che le scuole sono di più delle caserme, vabbè, sono molte di più, ma però questo non si dice così, si può fare una campagna, dopodiché è vero che il personale, diciamo, di servizio tecnico, cioè delle scuole, per un lungo periodo è stato anche un modo di fare politica di sostegno all'occupazione, per carità, però insomma questa dei carabinieri non era senza. Allora dice adesso non parlare più dei bidelli, parla ai professori universitari che sono tutti parenti fra loro, e va bene, allora grande campagna,
a Bari sono tutti bravi, l'università fa schifo, eccetera, eccetera. Attualmente questo è qualcosa di vero, c'è. Ci sono università che fanno schifo, università che non fanno schifo, si potrebbe dire che ci sono pure, come dicevo all'inizio di questa serata, in America, nel senso che ce ne sono alcune più diciamo, forti, altre meno, però lì uno deve giustificare i tagli. Cioè, allora però uno dice facciamo questa campagna e poi diciamo che con questo decreto non diciamo ci siamo calati le braghe e vi abbiamo ridato una parte dei tagli del decreto 133, diciamo che cambiamo il reclutamento, che i concorsi fanno schifo e che noi abbiamo fatto una regola bellissima che invece adesso creerà concorsi meravigliosi, così non si capisce che abbiamo ceduto su un punto. Però il cedimento c'è stato ed è stato importante, è stato tolto il blocco del turnover, che o meglio è stato portato dal 20 al 50%, che non è una meraviglia ma è un po' meglio. È stato tolto il blocco della pianta organica, sono stati rimessi dentro i fondi del fondo ordinario in misura insomma non neanche del 50%, però insomma il 50% di centinaia di milioni è sempre meglio che niente. E poi sono stati dati molti soldi per il diritto allo studio, quella è l'unica cosa su cui sono dati più soldi di quelli che ce n'erano prima, col piccolo difetto che l'hanno tolti alle aree sottosviluppate, vale a dire un fondo che dovrebbe servire per le regioni più povere, che ogni volta non sanno dove tirarli fuori, li vengono da lì, quindi diciamo una guerra un po' fra poveri, però questa è una cosa buona. Va bene, quindi conclusione, questo decreto ha vari aspetti positivi, un aspetto che è di pura comunicazione, che è quello dei concorsi, dico pura comunicazione perché in realtà, benché noi non credo che in Parlamento faremo grandi battaglie contro questa nuova regola dei concorsi, ha con tutta evidenza il difetto di essere applicata a bandi già aperti, quindi probabilmente provocherà un numero di ricorsi inimmaginabile, col risultato netto che poi questi concorsi entreranno in funzione dopo, quindi noi che già abbiamo avuto molti anni senza concorsi rischiamo di non averli. E nel merito, se anche non ci fosse neanche un ricorso, il fatto di sorteggiare invece di eleggere i commissari, che viene salutato adesso, non so per chi ha seguito, come una grande novità, a me che sono da 20 anni e ormai tornato in Italia, suggerisce che non cambierà molto, perché io ho visto cambiare vari sistemi di concorso e ho visto che nei settori dove la maggioranza delle persone sono in giro per il mondo, in gara con colleghi di altri paesi eccetera, le cose vanno bene, e nei settori dove c'è inquinamento le cose vanno comunque male, cioè il fatto che uno venga eletto sorteggiato non abolisce il peccato originale, se uno vuole imbrogliare alla fine invece di mettersi d'accordo prima e farsi eleggere, dopo che l'hanno sorteggiato va da quello e dice quanto me dai, cioè se un settore è marcio o comunque non è buono scientificamente ed è molto nepotista, trova comunque il sistema di reagire a qualunque regola. Il problema, secondo noi, non solo me, del Partito Democratico in generale, è che o si toglie l'autonomia e si torna a un sistema napoleonico centralistico, oppure bisogna punire dopo che ti sei preso l'asino togliendoti le risorse, e quindi questo diciamo è la nostra linea. Però ritengo che si possa dire che non solo e non tanto per merito nostro, ma soprattutto per merito della mobilitazione molto imponente e imprevista dal Ministro del Governo, questo decreto rappresenta un primo passo indietro rispetto a una politica di tagli che rischiava di ammazzarci. Mi chiedo scusa, sono stato parecchio lungo, però a questo punto a domanda rispondo. Grazie moltissimo dell'attenzione. Io approfitterei se avete delle domande, degli approfondimenti. Vabbè, allora inizio io, dopo così rompo il ghiaccio. Una delle cose che in effetti ho, tra virgolette, apprezzato dell'ultimo... Fretta, prima di tutto, qualche precisazione perché ho dimenticato di... Allora, in realtà... Per fortuna lo sblocco del turnover non solo è al 50%, ma mentre il 20% era sulle teste, il 50% è sul budget. Uno dice che differenza c'è? La differenza è che a fine corsa un ordinario ha uno stipendio che è quasi due volte quello di un ricercatore a inizio carriera. Quindi se il turnover al 50% è stabilito non sul numero di impiegati, per cui
non mi importa se è uno che è ordinario o è ricercatore, inizio carriera, fine carriera è uno, invece è fatto sui soldi, e allora vuol dire che è meglio, perché vuol dire che se mi esce un ordinario, tipicamente quelli che escono sono pensionati che sono a fine carriera, sono pagati più, recupero più di un posto. Quindi se faccio il 50% è quasi il 100%, ma è buono, ecco, voglio dire questo. L'altra cosa è che ricercatori o non ricercatori è una di quelle cose che noi dovremmo decidere che vogliamo fare, perché la cosa, diciamo, ci sono due scuole di pensiero. Alcuni sostengono che dobbiamo andare nella direzione di vari paesi anglosassoni nei quali gli unici permanenti sono i professori ordinari, che si chiamano full professor. Poi le posizioni, diciamo, di tipo temporaneo ma aperte a diventare full professor, che sono quelle tenure track, sono associate professors, e gli altri sono postdoc, sono ricercatori a tempo determinato, ma insomma non hanno una vita definitiva in università, fanno parte di un gruppo, cioè, no? Quindi arrivati a 35 anni o tu c'hai qualche speranza di diventare full professor, o se no circa te ne vai, questa è la cosa che succede. Altri dicono no, non è vero, il nostro modello con tre ruoli è stato una gran figata. Queste due cose in Italia comunque sarebbe bello deciderlo una volta, perché nell'80 abbiamo deciso di avere questi tre ruoli. Allora, la Moratti ha fatto un capolavoro, ha fatto una riforma in cui ha abolito il ruolo dei ricercatori, consentendo che si tenessero, e si era nell'anno domini 2003, concorsi da ricercatore fino al 2013. Per quale motivo non lo sappiamo, forse c'era un nipotino che aveva 12 anni che voleva che potesse fare il concorso da ricercatore prima che lei, non si sa. Ma questo ha avuto il risultato paradossale e positivo, ma che di suo non si era proposta la Moratti, che siccome poi lei non ha fatto il regolamento per associati ordinari avendo cambiato i concorsi, Mussi in altri 2 anni nemmeno lui, alla fine gli unici posti che sono stati banditi con continuità sono stati i ricercatori universitari, cioè quelli che lei aveva abolito, ma avendoli aboliti con la bizzarra regola che scomparirono 10 anni dopo, noi abbiamo cominciato ad avere comportamenti virtuosi, noi diciamo accademici più vecchiotti, e cioè non continuare a promuovere i nostri ma a prendere gente nuova, giovane, che faceva per necessità, perché per 5-6 anni non esistevano più regole per prendere associati ordinari, ma come risultato di una riforma che voleva solo associati ordinari e nessun ricercatore, quindi siamo un po' matti, questo chiudo. Valutazione, allora la valutazione è un'altra di quelle cose che se si vuole fare si fa, e si era cominciata a fare con due cose chiamate CIVR e CVNSU, nate a fine governo Prodi 1, insomma 98, 90, insomma partorite fra Prodi e Berlinguer nel primo periodo del primo, diciamo, Ulivo, per fortuna continuate e implementate anche dalla Moratti. CIVR vuol dire Comitato Italiano Valutazione e Ricerca, e CVNSU vuol dire Comitato di Valutazione Nazionale del Sistema Universitario. Questi due affari dovevano cominciare ad aggiungere ad altri parametri che diceva Nando prima, anche parametri di qualità nella suddivisione dei fondi anche delle università, ma anche per esempio degli istituti di ricerca. Allora questa cosa ha funzionato, però non è vero che prima fossero solo gli studenti, cioè è lunga la storia del famoso FFO, mo non ve la faccio perché è noiosissima, ma all'inizio c'era il puro storico. Ti ridò quello che ti ho dato l'anno scorso, ed eventualmente se poi ti ho dato un nuovo professore perché sei venuto caro rettore dal ministro col cappello in mano, ti aumento un po' l'FFO, ma insomma è lo storico. Poi da quando c'è stato Giarda, che sarebbe Dini e poi tutti i governi Prodi e anche dopo D'Alema e Amato, questo qua che è uno molto bravo, che è stato sempre al tesoro in varie vesti, ha cominciato a introdurre dei parametri che non fossero il puro storico, cioè che cominciassero a misurare gli studenti ma anche quanti se ne laureano rispetto a me. Però era una cosa progressiva, cioè si dava, per dirla in matematica, A per lo storico più 1 meno A per le nuove cose, cioè c'era un sistema graduale per passare dal sistema in cui tutto quello che contava era solo quello che ti hanno dato l'anno prima, a uno in cui a regime doveva contare quasi solo la valutazione. È chiaro che non si può fare immediatamente, perché sennò alcune università le chiudi, insomma, quindi poi diciamo incoraggiarle verso il bene con questo sistema lo fai gradualmente. Quindi attualmente noi eravamo a un certo punto in cui si cominciavano a infilare anche queste cose del CIVR, cioè NSU, e qui c'è da dire, ahimè,
che il nostro governo, per fare una cosa fatta meglio, che era l'ANVUR, nostro intendo dire 2006-2008, governo Prodi 2 e quindi Mussi, Modica, eccetera, hanno chiuso il CIVR e il CVNSU, c'è una cosa da strozzarli a mani nude. Io ero professore non parlamentare, ma volevano fare una cosa fatta meglio, perché in linea di principio è giusto, se vuoi che delle cose emanate dal governo, che sono certi enti di ricerca, le università eccetera, siano valutate, dovresti fare un'agenzia indipendente, perché se quelli che devono valutare sono nominati dallo stesso ministro che nomina poi i direttori magari degli enti, alla fine non si capisce bene chi valuta che cosa. Però a fronte di questa molto sottile verità c'era il fatto che il CIVR e il CVNSU erano i primi che avevano fatto qualsivoglia tipo di valutazione, e l'avevano fatta con tanti difetti, ma era infinitamente meglio che niente, quindi si era cominciato a vedere questi non fanno niente, questi fanno poco, insomma a fare una valutazione non solo politica ma anche tecnica di quali atenei e quali enti erano eccellenti e quali un po' meno, e anche quali pezzi di quali atenei erano buoni, perché poi non è vero neppure che ci sono gli atenei eccellenti, ci sono dei posti dove medicina è buonissima e economia fa schifo o fisica va bene e che ne so io, lettere va male, quindi, però si poteva vedere questa mappa. Per fare una cosa meglio, per 2 anni abbiamo rimesso in naftalina la valutazione. Adesso la Gelmini pare che riprende in mano l'ANVUR come l'aveva finita di mettere a punto, ma non realizzata ancora, il governo Prodi, quindi forse lo faranno, e io questo sinceramente, nonostante la mia notevole antipatia per molte delle cose fatte da questo governo, però se lo fa mi pare che dovremmo rallegrarcene, perché la valutazione naturalmente a seconda dei campi è più facile o più difficile. Tentammo invano all'epoca del CIVR, che fine Moratti, inizio Mussi, di far vedere che per esempio per la fisica un sistema complicatissimo che avevano fatto si riproduceva in 8 minuti di computer con Google Scholar, ma non so se voi sapete cos'è Google Scholar, comunque Google Scholar è una cosa che è una delle cose di Google che acchiappa gli articoli scientifici e vede pure ognuno quanto è citato dagli altri. Prima queste cose c'erano solo dell'Institute of Scientific Information in Philadelphia e costavano $40,000 l'anno abbonarsi, quindi erano dati disponibili ma non proprio gratis. Adesso questa cosa qui rifà approssimativamente la stessa cosa gratis, uno si fa un programmino e scopre che per tutte le discipline scientifiche invece di pagare non so quanti soloni del CIVR a fare valutazioni difficilissime per 2 anni, con 10 minuti di Google Scholar escono circa le stesse. Quindi in alcune discipline è anche facile vedere chi pubblica e non pubblica, perché guardando non solo quello che si pubblica ma quanto uno viene citato praticamente si capisce quasi tutto. In altre è più difficile ma non impossibile. Per esempio sono alcuni che dice: ah, ma questa cosa qui, la letteratura italiana è, come si fa, mica ci sono standard internazionali. Ma che de che? Perché te credi che Dante lo studiano solo in Italia? Ma sei matto? Dice: ma le mie non le citano. Ebbene, non te le citano perché sei un asino, non perché te occupi di Dante. Vai a vedere che gli autori che sono citati su Dante su Google Scholar ce ne stanno da bizzeri. Quindi anche sto mito, dice, perché le cose nostre sono diverse dagli altri, non è vero per niente. Le cose davvero difficili sono le cose giuridiche, perché le cose giuridiche davvero hanno un bacino nazionale, perché delle leggi spagnole, salvo che agli spagnoli e agli studiosi di diritto internazionale non gliene frega niente a nessuno, quindi non è vero proprio per tutte le cose, però che se si vuole valutare si valuta. E al solito il problema, la mia impressione, anche purtroppo nelle cose che ha fatto Modica e il nostro governo negli 2 anni 2006-2008, non è che non si sa, è che alla fine le nostre corporazioni sono potenti sia contro i governi di destra che contro quelli di sinistra, cioè alla fine di fronte al dubbio che di alcuni illustri colleghi si possa mettere nero su bianco e magari pure sul web, che sono 10 anni che non fanno un cacchio, se vuole l'universo mondo, perché a quel punto si ferma tutto. Quindi credo che sia una cosa che richiede una notevole forza politica e mi auguro che anche la Gelmini ci riesca, benché abbia i miei dubbi. Perché ho i miei dubbi? Perché per esempio per il CNR ha rinominato un consiglio di amministrazione di età media di 72 anni di persone che non tutte, no, ho detto 72 forse un po' meno, ma ci ha rimesso quelli di prima, che erano gli stessi che c'erano prima, che erano gli stessi che ci hanno messo i democristiani socialisti quando io avevo i calzoni corti. Allora uno dice: ma queste sono le cose dove si misura poi la forza politica di un governo, pure noi però ne abbiamo cambiati pochi, la verità, quindi
cercasi, diciamo, un futuro in cui si possa essere un po' più incisivi. È difficile comunque discutere quando la vera, diciamo, forza motrice è la necessità di tagliare, perché l'impressione è che quando uno ci tiene alla ricerca deve certamente tagliare quello che non va, però non può, diciamo, ammazzare tutti, perché questo veramente mette in ginocchio il paese, e non succede anche nei paesi, diciamo, di destra, di sinistra, ma diversi dal nostro, ma dove c'è un'attenzione a questo settore. Allora, dunque, il passaggio fondazioni funziona così, ed è il motivo per cui io credo che se anche noi dovessimo proporre un referendum non si potrà dire che è la solita cosa contro le innovazioni, le novità, le cose belle, perché se uno si legge il suo articolo 16 scopre vari punti che sono, insomma, abbastanza. Allora, la prima cosa, già l'ho accennata, il punto 1 è come si diventa, e si diventa una votazione a maggioranza semplice del Consiglio di Amministrazione che delibera, diventiamo una fondazione, e da un minuto dopo l'università è trasformata in fondazione privata e tutto il patrimonio immobiliare diventa proprio. Però ci sono altri punti, per esempio uno dice lo Stato continuerà a dare soldi alle università oppure no, uno potrebbe dire no oppure sì oppure così così, allora lì dice continuerà a darli in misura perequativa dei fondi privati reperiti. Allora, questa è una roba che o si spiegano bene com'è o è demenziale, perché vuol dire il trionfo dei somari. Supponiamo che io abbia un'idea liberale e liberista, come diceva Pannella, e che penso che i più bravi devono sopravvivere e i più asini morire. Con questo sistema ottengo il risultato opposto. Cioè, colui che è bravo a trovare soldi sul mercato, io gli taglio i finanziamenti pubblici, perché se li do a perequazione vuol dire tu sei abbastanza bravo, non te do più niente. Tu sei asino, io ti continuo a dare i soldi pubblici fino a che campi. Quindi anche questo è un meccanismo, diciamo, che è, per fare un esempio, una delle cose belle che si inventarono Berlinguer e Tognon, che era sottosegretario, e Prodi, eccetera, furono i fondi COFIN, che poi vennero chiamati PRIN. Questi fondi qui, per la prima volta in Italia, avevano un duplice meccanismo di valutazione. Quando tu dici come si fa la valutazione, si fa spesso così, e quella fu in due. Da un lato dei referì anonimi, cioè il Ministero passò un po' di mesi a creare un grande paniere, un elenco di esperti di tutti i campi, facendosi dare, che ne so, dalle redazioni delle riviste internazionali, insomma, un elenco, in modo che per ogni argomento con parole chiave ti escono fuori 20 nomi, tutti riassorte, e quindi vengono dati i nomi di giudici internazionali ai quali viene mandato il progetto che un gruppo di ricerca fa per chiedere soldi al Ministero, quelli se lo leggono, danno un giudizio da un forum web, ABCD, eccetera, lo rimandano indietro, quello che è stato valutato non saprà mai chi sono, e dopodiché si vede chi c'ha più A, e quelli che c'hanno A vengono finanziati integralmente, e quelli che sono dopo niente. Prima, quando gli anni precedenti io già stavo in Italia, anche se pochi anni sono stato in Italia con il sistema vecchio, era pioggia più amici, cioè funzionava così, a tutti gli diamo 1.000 euro a testa all'anno, poi agli amici ne diamo un sacco a seconda di chi è amico del ministro, del sottosegretario, eccetera. Con questo sistema però per lo più si dava poco a tutti, colché nessuno faceva grandi progetti salvo appunto gli amici e gli amici, e per gli altri. Con questo sistema veniva dato una cosa, e se tu chiedevi anche 500.000 euro te lo davano per 3 anni, dopodiché o te davano tutto o non te davano niente circa. Ma con quale criterio? Conseguente criterio che oltre ai referi internazionali tu dovevi avere già degli altri fondi, vale a dire si chiamava COFIN all'inizio perché era così, che se tu ci avevi 1.000 loro te ne davano 2.003, se tu ce ne avevi 100 loro te ne davano 230, cioè tu potevi fare un progetto da 3.300, ma dovevi averne già da una fonte diversa, per esempio dall'Unione Europea, per esempio la National Science Foundation americana, da qualunque altra cosa, dovevi avere dei fondi che già avevi ricevuto.
Perché questa intelligenza? Sembra sbagliato, sembra quella cosa del Vangelo di Matteo, a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, che uno quando lo sente in chiesa dice, beh, mica è tanto giusto. Però nel caso della ricerca perché è giusto? Perché è un modo ulteriore di vedere se tu hai avuto già una valutazione positiva da qualcun altro, da, no? Se la National Science Foundation ti ha dato i soldi vuol dire che tanto male non sei. Quindi oltre ai miei riferiti ho una valutazione, no, so. E come del resto è tragico, come come le carte di credito, chi ce n'ha una ne può avere due, chi non ce n'ha nessuna non gliela danno all'inizio. Però perché? Perché ci vuole che almeno tu provi che almeno qualcuno si è già fidato di te. Però nella ricerca questo funziona, perché in genere i gruppi comunque non partono da zero, quindi una volta almeno sono stati valutati. Quindi con questo sistema dopo, allora l'idea è, se tu sei capace di trovare fondi privati, io te ne do altri, perché quello è un segno evidente che tu ci sai fare. Il meccanismo delle fondazioni, articolo 16, è il contrario. Se tu hai fondi privati, io ti tolgo quelli pubblici, perché vuol dire che puoi sopravvivere. Che da un lato uno dice, perché l'hanno fatto? Beh, l'hanno fatto perché altrimenti nelle università sfigate si rivoltano contro questo articolo. Ma allora se non l'hai fatto per far sì che quelle buone sopravvivano e quelle sfigate muoiono, che l'hai fatto a fare? Lascia un sistema pubblico in cui il governo decide anche politicamente, per venire all'altra tua domanda, che qui ci deve essere un'università e se non è un granché pazienza, oppure decide che c'è e se deve essere buona farà qualche cosa a livello dirigistico dall'alto, non so come dire, non si capisce per quale motivo fare le fondazioni se poi non c'è un meccanismo automatico che tutti vagheggiano, che possa consentire quella valutazione, quella punizione, come dire, delle gestioni inefficienti, che altrimenti è difficile da fare. Quindi, ma la cosa migliore è che gli ultimi due articoli dicono, per i docenti viene conservato lo stato giuridico, il trattamento economico, gli ultimi due commi di questo articolo sono 13, e anche le regole di reclutamento. Quindi a questo punto nessuna delle cose che rende, diciamo, l'università americana o la Luiss o la Bocconi attraenti rispetto alla mia amata Sapienza c'è. Cioè, se uno l'hai preso te lo devi tenere, non lo puoi licenziare, non gli puoi aumentare lo stipendio, non lo puoi reclutare rapidamente con metodi, diciamo, europei ma non burocratici, e quindi chi lo fai a fare? Quindi, diciamo, è una cosa secondo me anche nel dettaglio, anche per uno che fosse astrattamente favorevole a qualche tipo di apertura della trasformazione dell'università verso le fondazioni, con l'argomento che alcuni facevano quando si discuteva il programma dell'Unione 3 anni fa, che è un modo per reperire più risorse da fuori, e, insomma, anche quelli, questo qui non gli può andare bene, quindi una roba secondo me che io non capisco perché è fatta. Dovessi pensare male, affidandomi al noto motto che a pensare male sarà peccato, ma se indovina direi c'è di mezzo due o tre università di amici del ministro Tremonti che hanno un bel patrimonio immobiliare, perché l'unica cosa che si capisce bene da questa cosa è il patrimonio immobiliare, il resto non si capisce, è un accidente, insomma. Sì, questo mi ha sorpreso anche a me, quella del patrimonio immobiliare, che come può essere che il primo e l'unico punto passa tutto... Quindi questo direbbe un maligno. Poi però io non credo che verrà molto utilizzata questa cosa, tra l'altro, perché appunto contiene anche elementi non gestibili. È un mago Tremonti a vendere patrimonio dello Stato.